circuito Tazzi Nuvolari e Continental per provare le Conti Track e le Conti Sport Attack 3. Il primo è una slick fatta per la pista, quindi per i track day oppure per andare a fare qualche gara e via dicendo, mentre il secondo è uno pneumatico stradale, quindi una gomma che è fatta per chi utilizza la moto sportiva prevalentemente fino alle naked sportive, ma anche per fare qualche capatina in pista e quindi usare la moto anche nei track day. La visione di Continental, che è impegnata nella sicurezza attiva, come abbiamo visto spesso nelle notizie su HD Motori e nei sistemi di guida autonoma, si trasferisce per quanto riguarda la sicurezza nel mondo delle gomme con una tecnologia. La tecnologia è quella del traction skin, ovvero la possibilità di utilizzare il nuovo pneumatico saltando direttamente la fase di rodaggio. Questo perché? Perché grazie a uno speciale stampo che è ruvido e quindi non stampa la gomma liscia, la gomma esce di fabbrica come se fosse già stata rodata, ed evitando, come accade in qualche video su YouTube magari che avrete visto, di clienti che comprano la moto nuova dal concessionario e subito fuori dal concessionario, causa l'assenza di rodaggio, cadono per terra. La cosa interessante dello Sport Attack 3 è che si è lavorato a partire dalle superbike, quindi GSX-R1000, ZX-10R e via dicendo, anche Yamaha R1. Insomma, si è partiti dalle più potenti in modo da assicurare le prestazioni al massimo dello sforzo per quanto riguarda la gomma e poi avere la certezza che sulle sportive di taglia media o sulle naked sportive o anche sulle naked un po' meno sportive la gomma fosse in grado di resistere a qualsiasi sollecitazione. Tra le novità dello Sport Attack 3 ci sono sicuramente le prestazioni sul bagnato, perché come handling e come prestazioni sull'asciutto si era già arrivati ad un ottimo punto, tale che lo pneumatico è stato premiato con diversi riconoscimenti. Con la versione 3 si è andato a lavorare quindi migliorando le prestazioni sul bagnato, ma non solo bagnato, anche asfalto freddo, asfalto viscido, insomma, per avere la sicurezza in tutte le situazioni. E l'altro punto su cui si è lavorato è la durata. In questo modo si riesce anche ad accontentare un pubblico che guarda al chilometraggio, non vuole cambiare sempre la gomma per questioni di portafoglio che ormai contagiano un po' tutti, ma allo stesso tempo avrà in mano uno pneumatico in grado di assicurare anche prestazioni sportive quando richieste. Tra le caratteristiche interessanti di questo Sport Attack 3 c'è il sistema scelto per il multimescola. È un bimescola a conti fatti, ma se noi andiamo a vedere la mescola utilizzata è la stessa per entrambe le sezioni. Questo perché la composizione chimica resta quella di base, ma grazie al processo di vulcanizzazione diverso, quindi all'utilizzo di due temperature, cambia il risultato e si ottengono gli stessi vantaggi di un bimescola, mentre in realtà la mescola è la stessa, quindi non abbiamo quella sorta di scalino tra le due. E infine, mentre il rumore delle moto in sottofondo aumenta, vi parlo del Grip Limit Feedback, ovvero un sistema che ci permette di capire quando la nostra gomma sta arrivando al suo limite. In quel caso il pilota inequivocabilmente riceverà dallo pneumatico un avviso, non è un avviso sonoro ovviamente, ma è un avviso che chi sa guidare una moto sicuramente riconoscerà. In questo modo non bisogna arrivare per forza al limite finché la gomma tiene e poi la perdiamo, ma il sistema di alert, chiamiamolo così, ci avviserà quando stiamo avvicinandosi alla zona in cui la gomma ovviamente non terrà più. Insomma, uno pneumatico molto interessante per diverse evoluzioni tecniche che introduce. Lo proveremo sulla nostra moto, quindi lo proveremo nella guida di tutti i giorni, freddo, caldo, pioggia, mica pioggia, e vi faremo sapere nel corso del tempo ovviamente come questa gomma si comporterà e quali saranno i vantaggi rispetto a quella precedente, con il plus di averla provata sulla moto che utilizzeremo tutti i giorni e quindi di cui conosciamo ormai a menadito le reazioni e il comportamento. Luigi Melita per HD Motori.